Si sono ritrovati in tanti domenica mattina in Piazza Umberto per l'iniziativa Puliamo Castelnuovo. L'idea, nata da due cittadini, ha subito raccolto l'adesione di tante associazioni. Lo scopo della manifestazione, alla quale hanno aderito anche molti migranti, è soprattutto quello di risvegliare il senso civico, ma anche di sensibilizzare ai comportamenti giusti nel rispetto dell'ambiente. In piazza i responsabili delle associazioni, alle quali venivano assegnate le zone da ripulire. Agli impianti sportivi. Andiamo vicino alla piscina. Penso in piazza delle marionette, alla CLAP. Non lo sappiamo, dove ci assegnano? Pallavolo Carfagnana alla palestra Isi Carfagnana. Noi siamo associazione Comete e saremo a pulire alle scuole di Carbonaia. Allora, noi siamo la compagnia dell'Ariosto e saremo nella zona della stazione. Noi saremo nella zona del Nardini, allo stadio, pianti sportivi. E il tennis club Castelnuovo sarà presente all'area del Parco Boschi. Centro storico. Noi siamo in Baccanele. Noi andiamo dalla parte del campo sportivo, dove ce n'è tanto bisogno. Noi come Proloco saremo nel centro storico, ci hanno affidato questa parte di Castelnuovo. Dopo la foto ricordo da postare su Facebook, i volontari hanno iniziato a lavorare e a ripulire le varie zone di Castelnuovo. Luca Dini, uno dei promotori, ci ricorda le finalità dell'iniziativa. Sì, un'iniziativa che è l'edizione zero, che ha visto coinvolte tante associazioni, tanto volontariato, per dare una pulita a Castelnuovo, non perché ce ne fosse un reale bisogno, ma per sensibilizzare soprattutto il senso civico dei cittadini in vista della stagione anche turistica, dove aspettiamo di ricevere tante persone che vengano a visitare la Carfagnana.